Buongiorno Francesco, ripartiamo dall'importantissima vittoria contro la Ternana. È stata una partita complicata sul piano del gioco, ma hanno messo in difficoltà, però avete dimostrato carattere, capacità di soffrire, sono doti che in Serie B spesso fanno la differenza e soprattutto sono arrivati 3 punti fondamentali. Sì, è stata una partita complicata. Siamo stati bravi a portare a casa questa vittoria perché comunque non era facile. In Serie B si sa, nulla è scontato. Abbiamo trovato, diciamo, questi valori su cui stavamo lavorando, quelli che ci stava chiedendo il mister, perché comunque la Serie B è un campionato, tosto e richiede anche queste componenti. Per cui siamo sulla strada giusta. Adesso, è normale, bisogna lavorare per migliorare le cose che non sono andate, però siamo contenti di questa vittoria. Come ti sei trovato in coppia con Caligara? Oramai il mister sta adoperando molto il doppio mediano, anche se è una sorta di 4-3-2-1 sghembo. Tu hai, diciamo, dei compiti prettamente difensivi in questo preciso momento della stagione, soprattutto per dare sicurezza alla difesa e ai due centrali? Ma cerco di mettere in atto le richieste dell'allenatore. Ci sono delle partite dove, diciamo, vengono esaltate di più le qualità difensive, altre dove, bisogna attaccare. Quindi, è normale che ogni partita richiede, caratteristiche diverse. Sì, diciamo che, nella costruzione comunque ruotiamo e andiamo alla ricerca di soluzioni per mettere in difficoltà gli avversari, per cui è normale più si gioca, più si sta tanto tempo insieme, più cresce l'intesa con gli altri compagni. Tornando un attimo a Ternana, una curiosità, avresti tirato il rigore al posto di Dionisi? Ma lì il rigore è un attimo, perché comunque lo calcia chi se la sente. Io non so le gerarchie come Ho erano lì, visto proprio anche perché. tutto questo passato, tanto legato all'Ascoli, per cui. Ma bisogna chiedere a Dionisi cosa sentiva in quel momento. Ha calciato, i rigori comunque si sbagliano, per cui dispiace per lui, ma sono contento per noi. Nelle ultime tre abbiamo raccolto il massimo, forse nella peggior prestazione dell'Ascoli, nelle ultime tre gare. Sì, io penso che alla fine del campionato tutto si compensa. Magari col Palermo non meritavamo, a Cremona comunque nel finale abbiamo avuto la possibilità di poter andare in vantaggio, per cui ci stanno anche queste vittorie, per cui siamo contenti di averla portata a casa. È normale, come ho detto prima. C'è da migliorare, però siamo sulla strada giusta. Una curiosità, in casa contro Palermo e contro la Ternana pressing alto, quasi per 90 minuti, quasi asfissiante, a Cremona ad aspettare. C'è una tattica in virtù dell'avversario o una tattica da fattore A, come faceva un tempo? Ma no, ogni partita noi cerchiamo di imporre il nostro gioco, poi ci sono anche gli avversari. A Cremona comunque merito anche loro, nel senso di averci portato a difendere così bassi. Per cui, ripeto, ogni partita ha una storia a sé. È normale che la nostra identità è ben chiara e su qualsiasi campo, contro qualsiasi squadra, noi cercheremo di imporre la nostra identità. Ultima da parte mia, abbiamo 7 punti in classifica, non è di un punto a partita. Qual è il vero valore? È già presto, ancora presto per dirlo, o avete una identità, o vi siete dati un vostro giudizio? Qual è il valore della squadra? È questa la classifica poco sopra la soglia dei play-out, o una squadra che può ambire qualcosa di più? Ma io mi ricordo dopo la partita di Palermo, ho detto che comunque la classifica era bugiarda, perché comunque
stavamo raccogliendo molto meno di quello che stavamo facendo vedere sul campo. E secondo me cioè, questa squadra qui è stata costruita all'ultimo, per cui ci sono ancora calciatori che magari non hanno raggiunto la condizione migliore, per cui i valori ci sono, secondo me siamo un'ottima squadra, è normale, più passerà il tempo, più crescerà anche l'identità, quindi siamo sulla strada giusta, dobbiamo solo continuare a lavorare, poi il campionato di Serie B è lungo e tosto, tireremo le somme a giugno. Come stai fisicamente? Ne abbiamo parlato dopo il match con il Palermo. Oramai hai giocato quasi 300 minuti. A che punto sei della tua condizione? Ma sono in crescita perché comunque più si gioca più si sta meglio. Sono un calciatore che comunque ci mette un po' per entrare in condizione, però sento di iniziare a star bene, per cui posso solo migliorare. Tu sei un giocatore di grande esperienza e grande temperamento. Il match con la Ternana ha fatto emergere queste doti. Tu ne sei un altro esempio è Pedro Mendes, un ragazzo che oltre ad aver già realizzato 5 reti è l'emblema dello spirito del Piggio che tu ben conosci perché sei cresciuto in questa società. Può fare la differenza in questo campionato di Serie B questo tipo di atteggiamento? È un mantra che il mister ripete spesso, avere l'atteggiamento giusto. Quindi lo spirito con cui tu, Pedro Mendes e anche altri compagni affrontate le gare possono fare la differenza questi elementi per cercare di portare avanti un campionato con delle soddisfazioni. Certo, perché comunque io Pedro l'ho incontrato l'anno scorso e avevo già visto queste qualità, comunque è un combattente, ma ce ne sono anche tante altre figure all'interno dello spogliatoio. È normale, sta a noi più esperti, più grandi, tra virgolette, trascinare i più giovani, perché comunque ci sta in una stagione lunga di aver bisogno di tutti. Per cui cercheremo di aiutarli nel migliore dei modi. Arriva una partita con la Brescia non semplice. Loro sono partiti molto bene, sono ancora imbattuti, non hanno subito reti e soprattutto potranno far leva sul ritorno del pubblico al Rigamonti. Come la state preparando e quali sono, secondo te, le insidie di questa gara? Ma si sa, Brescia comunque è un ambiente caldo, bisogna prepararla nel migliore dei modi, la stiamo preparando bene, comunque veniamo da un risultato importante, servirà molto equilibrio, per cui siamo pronti a questa battaglia, consapevoli delle nostre qualità, della nostra forza, andremo lì e ce la giocheremo a viso aperto. Tornando al discorso della personalità, il match di Brescia, dopo comunque i buoni segnali di Cremona, può essere un'opportunità per cambiare marcia anche in trasferta. Dopo le sconfitte con Cosenza, Modena su Tirolo, a Cremona comunque è arrivato un pari anche complice l'espulsione di Quagliata, serve cambiare marcia anche in trasferta. Sì, è normale, andremo lì per cercare questo, poi ogni partita ha una storia a sé, però sì, ci sta, cerchiamo comunque un colpo fuori casa che possa darci ancora di più l'autostima, però ripeto, ci vuole equilibrio, sappiamo che comunque è una trasferta difficile, però siamo anche consapevoli di quello che possiamo fare. Che tre giovani abbiamo in squadra che ti ha sorpreso maggiormente questo inizio di campionato? Ma ce ne sono parecchi, comunque penso a Giovane, penso a Manzari, che magari viene da un campionato di Lega Pro, per cui ce ne sono tanti, è stata brava la società a pescarli e siamo contenti di averli in squadra, perché comunque fa sempre piacere avere compagni di squadra bravi.